un amore assoluto, importante. Noi abbiamo tanti figli, è come chiedere a una madre quale figlio preferisce, la risposta non l'avrà mai. Abbiamo un amore assoluto per il potenziale di questa società e del calcio italiano, perché è un calcio che produce talenti, è un calcio importante, è un calcio che ha fatto storia. Non è stata una scelta casuale, è una scelta che è stata molto ponderata, avevamo alternative. Siamo felicissimi di essere in Sicilia, felicissimi di essere a Palermo e da italiano, membro del Board del City, non posso che essere super contento di avere una realtà del genere da sviluppare, da crescere e da fare diventare una realtà importante, nei tempi giusti, nei modi giusti, con il modo che ha il Manchester City di fare calcio, che è un modo forse un po' diverso da quello che si è visto fino ad oggi, ma che avete visto porta poi a risultati importanti. Se c'è un vecchio detto che dice Rome wasn't built in a day, Roma non è stata costruita in un giorno. Noi ci siamo dati obiettivi che stiamo rispettando, bisogna creare una struttura, bisogna creare una società, bisogna creare un centro di una training facility come questa. Ovviamente Palermo ha ambizioni di Serie A, lo abbiamo detto, lo sappiamo e siamo molto confidenti, ma tutto nasce dietro una grande pianificazione. Credetemi, i 90 minuti che noi vediamo nel campo da gioco sono spesso frutto di tantissimo lavoro di società, di preparazione, di impegno, di pianificazione che c'è prima. C'è un bellissimo libro, lo invito tutti gli appassionati di calcio a leggerlo, è di Ferran Soriano, e dice: il pallone non entra mai per caso. Apparentemente non è così. Avete visto ieri il palo di Di Mariano, avremmo potuto vincere bellamente questa partita e secondo me con grande merito. In realtà è la pianificazione nel lungo periodo, il lavoro, il sacrificio, la coerenza, il supporto della società, alla fine sono le uniche cose che pagano e fanno diventare un club un grande club. Io sono andato sotto la curva del Modena, io vivo a Modena, sono nato a Modena, sono modenese, ho tutti i miei amici tifosi del Modena Calcio, compresi i miei figli. Io quando il Palermo venne a giocare a Modena nella partita di andata, andai sotto la curva a ringraziare i tifosi rosanero. Perché uno deve calcolare anche cosa significa la dura vita del trasfertista, cos'è una distanza, cosa significa da Palermo andare a Modena, cosa significa essere sostanzialmente l'unica squadra che parte da un'isola per raggiungere molti campi di gioco, che sono molti nel centro-nord del paese. Quindi io ho una devozione e una forma di rispetto incredibile per i tifosi rosanero. Ma noi abbiamo sempre lavorato, noi lavoriamo quotidianamente per cercare di migliorarci, per cercare di alzare l'asticella e il livello qualitativo di quello che andiamo e vogliamo realizzare. Il futuro non potrà che essere roseo perché al di là delle aspettative c'è la volontà da parte della proprietà e da parte di tutti noi di fare grandi cose. Il viaggio che abbiamo intrapreso è un viaggio molto, molto complicato, molto complesso, però anche molto stimolante per tutti noi e quindi quello che mi sento di poter dire è che tutti faranno i loro sforzi per cercare di ottenere il massimo giorno per giorno. Secondo me, questa è un'idea mia personale, e il City ha capito e sa quali sono le reali potenzialità di questa realtà e quindi queste potenzialità sono molto elevate. E quindi ritiene che qui ci siano le possibilità per poter lavorare in maniera seria, in maniera produttiva, in maniera anche costruttiva. Per fare questo c'è bisogno però oggettivamente anche del tempo, perché senza tempo non si possono raggiungere certi obiettivi.